Ragazzi, buongiorno. Questo è un video particolare perché vi vogliamo raccontare di come ci hanno fatto la macchina. Ci hanno fatto la macchina, raga. Siamo usciti di casa, ragazzi, come ogni giorno per fare il video, tutti carichi, tutti gasati, tutti entusiasti perché era un video figo. Mangeremo solo ed esclusivamente cibo italiano a Tenerife. Ah, non possiamo prendere niente che non sia italiano. Più italiana di questo si muore. Scusatemi, vedete? Il video consisteva in mangiare cibi italiani per 24 ore all'estero, quindi siamo andati a fare la nostra colazione, quella bella pizzetta, tutto. Però non vi faccio troppo spoiler perché il prossimo video che caricheremo sarà quello, quindi vi metto giusto due chicchettine che voi possiate vedere. Quello che abbiamo mangiato. Noi siamo. Finito di mangiare, torniamo al parcheggio per prendere la nostra macchina e ragazzi. Ragazzi, allora, finita la colazione, adesso andiamo dai nostri amici. Oggi fa un Oggi fa caldo. un caldo Cioè, atroce. ho la fronte sudata. Credo che sia la calima di nuovo. E no, infatti. Ma Mi non c'è la macchina. Mi non c'è la macchina. Raga, non c'è la macchina. Non c'è la macchina. Sì, avete capito bene, la macchina non c'era più, era sparita e quindi il panico. All'inizio abbiamo pensato, ce l'hanno portata via con il carro attrezzi, però ho detto no, non ha senso perché lì c'era una fila di macchine, premetto non si poteva parcheggiare lì in quel posto, però hanno sempre parcheggiato tutti, compreso io no, Alice. Sai, sono quelle cose che si sa non si può fare, però lo si fa lo stesso, quindi noi ingenuamente abbiamo parcheggiato, quindi all'inizio abbiamo pensato, ce l'hanno portata via con il carro attrezzi. Però poi ho detto no, non ha senso perché se ci sono tutte le altre hanno portato via solo la nostra e siamo stronzi. Quindi mi è venuto il panico perché ho pensato ce l'hanno rubata. È impossibile che il carro attrezzi tolga solo una macchina e tutte le altre le lasci lì. Ci ha rubato la macchina. Chiamo Vale un attimo. O ce l'hanno portata via dal il carro attrezzi o ce l'hanno rubata. Io non penso che sia il carro attrezzi. In questa fila, no, ogni giorno quando noi veniamo a fare colazione, tutti quanti parcheggiano la macchina qua. Noi l'abbiamo parcheggiata davanti a questo furgoncino e non c'è più. Non penso che sia il carro attrezzi perché altrimenti avrebbero portato via anche le altre. Cosa fanno? Portano via solo la nostra e le altre le lasciano tutte qua? Se deve fare una cosa giusta per la legge, le toglie tutte quante. Poi, tra l'altro, raga, era l'ultimo giorno, poi dovevamo portare la macchina indietro, l'avevamo a noleggio. In questi casi io non so minimamente cosa fare. Abbiamo chiamato una nostra amica. Allora, mi ha detto Vale che probabilmente la macchina, se non ce l'hanno rubata, che l'ha presa a carro attrezzi, è davanti allo stadio, altrimenti ce l'hanno rubata. Oh, raga. Non ha senso. Intanto abbiamo chiamato la compagnia della macchina a noleggio, ma non rispondeva nessuno. Non rispondono dall'agenzia di noleggio della nostra macchina, perché la macchina è a noleggio e non rispondono. Alice dice di andare al carro Sono attrezzi. sicura che è là 100%. Allora, la nostra amica ci ha detto: guardate che a pochi metri da voi, a quanto? A 1 chilometro, 800 metri, c'era un carro attrezzi. Allora, noi siamo andati a piedi, perché tanto ci abbiamo messo poco, 10 minuti, un quarto d'ora. Raga, abbiamo deciso di andare a piedi Ma al come carro andiamo? attrezzi, che beh, a piedi, anche perché non c'è la macchina. Speriamo a questo punto che sia là. Raga, se ci hanno rubato la macchina. È meglio, se ce l'hanno rubata è meglio, non devi pagare niente. Cioè, raga, guardate. Noi abbiamo le chiavi della macchina e non abbiamo la macchina. Ma dove trovate delle persone che hanno un sangue freddo così dopo che gli hanno portato via la macchina a registrare il video? Sai perché Stai forse? ridendo per non No, piangere. io rido per non piangere, ma sai cosa? Io sto solo sperando che siano tipo 400 e non 500. Cioè io poi che sono tirchia, raga, no, vi giuro. Se ci hanno tolto la nostra macchina, io mi incazzo perché non è possibile che lì c'erano, non so, O poi le hanno posteggiate Allora, dopo che o le hanno hanno tolto messe la macchina. dopo di noi, oppure non è giusto che hanno tolto solo la Ti posso nostra. dire una cosa? Io sono sicura che hanno preso solo la nostra, perché quella sfiga che c'ho io, hanno preso solo la mia. Io non so quanto possa costare qui in Spagna il ritiro della Cioè, come in macchina. A Italia siamo fortunati. me non è mai successo in Italia, quindi non ho neanche un paragone da poter fare. Io non so quanto possa costare, raga, quanto costerà? 300 euro, boh, non lo so. Io sto dicendo così, ma non so neanche se è al carro attrezzi la macchina. Arriviamo lì, raga, e da fuori vediamo la nostra macchina. Ce l'avevano portata via, veramente. Niente, andiamo lì incazzati e esausti. Nella nostra mente c'erano almeno 300-400 euro di spesa da pagare per riprenderci la macchina. Nella mente di Alice
erano anche di più, 500 euro. 500, sì. Io nella mia mente erano 370 euro, 350, più o meno così. Dopo che quella ci spiega tutte le motivazioni per cui ci hanno portato via la macchina, io sempre parcata lì, in nada, e non è stato un segnale. No, ha detto che ho avuto fortuna che le altre volte non me l'hanno ritirata. Ma non devo tornare a parcheggiare lì. Come? 56. Sì. 56. È preso malissimo. 56 no. euro. No, ma sai cosa? Secondo me 56 euro al giorno che la tengono qua. Non lo so. 56 euro. Ha detto praticamente che abbiamo parcheggiato in un posto in cui non si può parcheggiare. Ma io tutte le volte da 6 anni parcheggio lì, non mi è mai successo niente, non succederà mai più. È lei che non rispetta le regole. Ma no, ma io... Che io gliel'ho detto che qua non si poteva parcheggiare. Ma sono 6 anni che la metto là a me. Non cioè... si parcheggia dove si vuole. No, comunque raga, vi giuro, quando mi hanno preso la macchina a caro attrezzo ho detto boh, 500 euro ci partono. Ve lo giuro, quando ho sentito 50 sono detto meno. 56 euro. Raga, 56 euro. Niente. Nulla. Fatevi rubare la macchina piuttosto. No. Comunque noi ci siamo anche un po' incazzati, perché non è possibile che su tutte le macchine abbiano tolto la nostra. Perché la nostra? Cosa aveva che non andava? Perché? La faccia della disperazione. No, raga. No, raga. Io quando me l'hanno presa ho detto subito carro attrezzi, ma non capisco. Ma poi perché? C'era una serie. Perché? Paghiamo questa multa, andiamo a prendere la macchina, ma ci dicono che non si può andare in due. Cioè, raga, non si poteva andare in due a prendere la macchina. Ragazzi, ecco la nostra macchina, questa è la multa. Ah, bene. Niente, mi hanno fatto uscire perché hanno una regola importantissima di uno spessore molto elevato che dice che si può entrare una sola persona per volta a prendere la macchina, non lo so. Adesso metterà in moto e uscirà. Pensavo di dover pagare molto di più, sono sincero. Non si alza la sbarra. Se non bestemmio, guarda. Alice sta imprecando dentro la macchina. Eccola, si è alzata la sbarra. Andiamo, che gioia, 56 euro che pensavo fossero molto di più. Sì, eccoci. Sì. Bene. Ditemi il senso. Ovviamente è una cosa gravissima entrare in due in macchina, si sa. Noi italiani tendiamo sempre a dire però all'estero sì che le regole le fanno rispettare. Sì sì, sono loro ci sanno fare, altro che noi che permettiamo tutto. Ecco, voglio dire una cosa. Va bene far rispettare le regole, però Dio santo, 10 minuti la macchina lì non dava fastidio a nessuno. Io non capisco perché accanirsi in questo modo, tra l'altro solo con noi. La macchina adesso ce l'abbiamo, 56 euro non ce l'abbiamo più. Raga, quando siamo andati lì a vedere se ci fosse la nostra macchina, è stato bellissimo perché c'erano tutte le macchine impolverate tipo Apocalisse, sai i film apocalittici? Tutte le macchine mezze scasciate, distrutte, impolverate, brutte. E poi al centro c'era la nostra bella lucida, brillante. Guarda quanto è bella, tutta bella, pulita, dolce. Comunque ragazzi, questa è stata la nostra disavventura. Non lasciate mai a Tenerife, in generale all'estero, la macchina in un posto in cui non si può. Ricordatevi, va bene se spacciate droga, va bene se vendete delle cose illegalmente, va bene se vi ubriacate per strada e vomitate, e che spaccate le bottiglie alla Sveronica, sfate le risse, vi picchiate, va bene tutto, ma mi raccomando, la macchina parcheggiatela bene, perché se no ve la portano via. Ragazzi, se questo video vi è piaciuto, lasciate tantissimi like, iscrivetevi al canale, attivate la campanella e noi ci vediamo come sempre in un prossimo video in cui chissà cosa ci porteranno via. Ciao! Lascia un commento, metti mi piace, cosa ti costa, dai che sei capace. La coppia che scoppia! Se il video ti è piaciuto, lascia un commento e iscriviti al canale. Più giornate la coppia che scoppia, sono come noi, la vita di coppia vissuta dai eroi. La coppia che scoppia è un'esplosione, Mirko ed Alice dentro il nostro cuore.